Segnale News. L'informazione dall'Italia e dal mondo su Aperte Online. Buona giornata ancora dalla redazione. Apriamo con la pagina del meteo, perché tra qualche ora sull'Italia entrerà la temuta, tanto temuta bolla africana, che farà alzare le temperature di molto, stando almeno a quelle che sono le previsioni degli esperti meteorologi. Le città più calde nelle prossime ore, e in particolare per quanto riguarda il prossimo weekend, saranno Milano, Bologna, Bolzano, Verona, Ferrara, Firenze, Perugia, Terni, Roma e Frosinone. Molto caldo nel capoluogo ciociaro, con temperature intorno ai 35 gradi e che sfioreranno i 40 e oltre per quanto riguarda il calore percepito. Al sud invece il picco del caldo è atteso ancora tra qualche giorno. Insomma, per il capoluogo ciociaro si prospettano ore davvero difficili per quanto riguarda il caldo. Proseguiamo con la cronaca. Un episodio che ha tenuto con il fiato sospeso tutta Ravenna. Ci riferiamo a quanto accaduto appunto nelle scorse ore, e che ha visto protagonista un muratore albanese di 28 anni che all'interno del parco cittadino ha iniziato a sparare prima di essere arrestato. Gli agenti della Polizia di Stato poi, nel corso di una successiva perquisizione all'interno del suo appartamento, hanno trovato scritte sul muro del tipo "Allah è grande". Ovviamente ora gli agenti stanno cercando di capire se si tratti del gesto di un mitomane o se ci sia qualche collegamento, seppur piccolo, con alcune organizzazioni di stampo terroristico. Sempre per quanto riguarda la cronaca, sono 13 le persone arrestate dalla polizia con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Le persone tratte in arresto sono state chiamate scafisti di terra dagli inquirenti. Al vertice dell'associazione c'erano 6 egiziani, 3 albanesi, 2 romeni, un siriano ed una brasiliana, tutti con età compresa tra i 28 e i 45 anni. Cambiamo decisamente argomento. Notizia tanto triste quanto romantica, se vogliamo. Questa è la storia di George e ora Lee Rodriguez. Li vedete nella foto. I due sono stati sposati per 58 anni, poi entrambi colpiti dalle malattie legate appunto all'età, erano ricoverati nella stessa stanza d'ospedale. Lei è morta per le cause, a causa appunto della malattia che la affliggeva da alcuni anni. Lui, che era nel letto a fianco, le ha stretto la mano, e dopo 3 ore è morto anche lui. E concludiamo con una bella notizia. Vi proponiamo un video tratto dal sito repubblica.it, che racconta la storia di Dan Price. Lui è un imprenditore di 31 anni. Pregherei Francesco Ricciardi dalla regia di far partire appunto il filmato che abbiamo scovato su repubblica.it. praticamente la storia di Dan Price è particolare. Lo scorso anno l'imprenditore aveva deciso di alzare a $70,000 annui lo stipendio dei suoi dipendenti, facendo diminuire di molto il suo, portandolo al livello dei suoi operai. Un gesto particolarmente apprezzato evidentemente dai suoi dipendenti. Ecco, vedete l'imprenditore molto giovane. Tanto apprezzato che alla fine hanno deciso, dopo qualche mese, di fargli una bella sorpresa per regalargli un'auto nuova di zecca. Vedete la sorpresa dell'imprenditore che abbraccia i suoi operai. Insomma, una bella storia. Qualcuno si pone il dubbio se sia solo una trovata pubblicitaria. Insomma, noi vogliamo credere che non sia così. E il bello e giovane imprenditore, lo vedete che abbraccia i suoi dipendenti. Insomma, è facile immaginare quale aria si respiri all'interno di quella azienda, così come testimoniano appunto le immagini tratte dal sito repubblica.it. Ultima notizia per il momento, noi ci risentiamo più tardi. Segnale News.